Il 24 marzo 2015 la nostra clinica di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera Università di Padova è ben felice di accogliere chi deciderà di iscriversi a questo corso della formazione permanente in chirurgia plastica dedicato alla brachioplastica. Perché abbiamo deciso di occuparci di brachioplastica? Perché è un tipo di intervento che oggi viene sempre più richiesto sia da pazienti che sono passate attraverso la chirurgia bariatrica, quindi con importanti perdite di peso, sia per motivazioni estetiche. Il cambio delle regole nella brachioplastica e la possibilità di associare un intervento di lipoaspirazione del tessuto adiposo sottocutaneo prefasciale con ampio rispetto del drenaggio linfatico ci permettono oggi di eseguire un intervento relativamente nuovo in cui la cicatrice non cade più nel solco bicipitale come un tempo cadeva nella maggior parte delle tecniche proposte, ma viene a cadere nel punto più caudale del braccio, in modo tale da non essere visibile né frontalmente né da dietro. Tutto ciò sta portando le pazienti ad accettare l'esito cicatriziale di questo intervento con molto entusiasmo. Questo tipo di tecnica che mostreremo in tre o quattro casi clinici che opereremo quella mattina e che verrà poi abbondantemente spiegata nei dettagli, permette oggi di avere anche un post-operatorio molto più sicuro, con un edema molto relativo, grazie al rispetto del pattern linfatico fasciale. Quindi invitiamo tutti i soci SICPRE o chiunque comunque è interessato ad approfondire le proprie conoscenze su questa tecnica di, come dicevo, relativamente innovativa, ma che noi oggi applichiamo con successo, a venire a Padova per una giornata molto intensa in cui chirurgia e possibilità di stare a fianco dell'equipe da me coordinata che opererà queste pazienti in contemporanea, quindi cercando anche di ridurre le due procedure nei tempi, mantenendo una brachioplastica non oltre i 90 minuti, massimo 120-20 minuti, e di portare a casa, speriamo, un messaggio costruttivo per affrontare con serenità le richieste che, come dicevo, stanno aumentando.